Si torna in campo tra il tifo favoloso del Parafiera. E noi speriamo di cuore che questa gente possa anche l'anno prossimo tornare a vedere il basket. Una roba del genere non può cadere nel nulla. Musso per Natalia, sigillare la vittoria di Forlì. 7-4-6-8, fallo di Musso su McConnell che avrà tiri liberi in quanto Forlì ha esaurito il bonus. Ci teniamo a dire, noi con la Fulgor Liberta sapete che abbiamo un rapporto di odio-amore negli anni, ma il dato fisso deve essere quello che Forlì deve assolutamente ripresentarsi qui al Parafiera l'anno prossimo per la Lega 2. Invece non era bonus Forlì, la rimessa da fondo da Ross in Veronica, travolge Tessitori. Da Ross, un prospetto che non si è fatto, Tessitori un prospetto che abbiamo la sensazione che si farà, o è come se si farà. Scende adesso Tex tra gli applausi del Parafiera, 16 secondi da giocare, 6 punti di vantaggio per Forlì, 7-4-6-8. E c'è, come avete sentito, il grazie ragazzi, che è un tributo a questa squadra che pur tra le infinite difficoltà societarie a tutti note ha saputo concentrarsi sul campo, assorbire alla grande la partenza di Todic e raggiungere un quinto posto, che è un risultato di assoluto prestigio pensando alle premesse. Un'estate difficilissima in cui il basket forlivese ha rischiato di sparire. Uno svolgimento di stagione altrettanto complesso, con i noti problemi, fino a questo quinto posto che porta Forlì adesso a giocare dei playoff che hanno tutta l'aria di essere una giostra in cui la squadra di Forlì non andrà a fare la comparsa. E poi, come sempre, il campionato più importante Forlì lo giocherà d'estate, ma adesso non ci vogliamo pensare. Adesso solamente applausi per questo gruppo di ragazzi che raggiungono il quinto posto in classifica. Sorride Spencer, Natali non tira nemmeno, 2 dalla fine, 7-6-6-8. Complimenti di cuore a queste Gamberi Food che raggiungono il quinto posto in classifica. 7-6 Forlì, 6-8 Scaligero Verona. Forlì farà i playoff, comincerà domenica prossima a Brescia, poi martedì a Brescia, poi venerdì al Parafiera, e vedremo poi se ci saranno le eventuali gare 4 e gara 5.